Bentrovati. Oggi celebriamo la 26ª Domenica del Tempo Ordinario. Ascoltiamo come prima lettura un brano tratto dal libro del profeta Ezechiele che mette in discussione la nostra idea e concezione di giustizia. La seconda lettura, con la lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, ci mostra quanto il Cristo abbia dato per tutti noi, mentre il Vangelo ci mostra come essere genitori non sia per niente facile, ma iniziamo subito il nostro percorso assieme. La prima lettura di oggi è tratta dal libro del profeta Ezechiele. Ascoltiamo un brano di un lungo oracolo che ha come tema portante quello della giustizia. Innanzitutto consideriamo il profeta Ezechiele nel suo contesto. Egli ha operato a Babilonia, quindi in terra straniera, in esilio, e l'insieme di oracoli che ci sono consegnati e sono raccolti nel libro che porta il suo nome sono raccolti in tre grandi gruppi. Una prima parte è dedicata alle invettive, sono oracoli di condanna, di rimprovero nei confronti della casa di Israele e di Gerusalemme, in vista della caduta della città, della caduta di Gerusalemme. Vi è poi un secondo gruppo di oracoli che sono invettive contro i popoli, contro le genti, e poi vi è un terzo gruppo di oracoli che è tutto dedicato a portare un messaggio di speranza e di salvezza. Il brano che abbiamo ascoltato questa mattina fa parte del primo gruppo. E infatti non ci sfugge il tono polemico che il profeta Ezechiele utilizza rivolto ai suoi destinatari, virtualmente a tutto il popolo di Israele. Non è giusto il modo di agire del Signore, o non è giusto piuttosto quello degli uomini? E allora la domanda ci porta subito al cuore della questione. Chi fa capire cosa è giusto? E il profeta ci vuole aiutare a comprendere che è il Signore, è la parola di Dio che ci aiuta a comprendere cosa è giusto e ci insegna la via della giustizia. Il brano che abbiamo ascoltato è una piccola sezione di un discorso molto più articolato, che parla della giustizia e di come la colpa, dei padri, secondo una concezione antica, dovrebbe essere poi scontata dai figli. Comunque una concezione antica vedeva una continuità tra il male fatto dai genitori e quello che viene compiuto dai figli. È come dire che una pianta malata non può che fare frutti malati e non vi è possibilità di cambiamento in questo. Mentre la parola di Dio, l'oracolo di Ezechiele, ci presenta la giustizia di Dio e il modo di ragionare di Dio come qualcosa di alternativo. Non vi è un legame stretto tra il male che viene fatto da un uomo e quello che viene compiuto dal proprio figlio, ma ognuno risponde per se stesso. Ogni uomo è un individuo indipendente e che può determinare il proprio destino, le proprie scelte, il proprio modo di vivere. Voler legare il comportamento di un uomo a un altro è commettere ingiustizia, è avere un pregiudizio, è, potremmo dire, porre una caparra sulla testa di quella persona e pensare che in qualche modo il suo comportamento sia già determinato a priori. Perché se viene da buona famiglia sarà una buona persona, se viene da cattiva famiglia sarà una cattiva persona. Questo per semplificare e certamente potremmo anche ritrovarci in un ragionamento del genere. A volte lo sentiamo usare anche al nostro tempo, un modo di pensare simile.
Tuttavia, la parola di Dio ci mostra qualcosa di nuovo, ci mostra qualcosa di diverso. Anche se un uomo ha fatto il male, non è detto che debba morire da malvagio. Anche se ha fatto il bene, non è detto che debba morire da giusto, perché essendo l'uomo libero, essendo l'uomo indipendente, può sempre cambiare orientamento. Se ha fatto il bene, potrà poi decidere di volgersi al male. Se ha fatto il male, potrà sempre pentirsi e riconoscere il male fatto e iniziare a compiere il bene. Il Signore ci vuole consegnare una parola che diventa parola di consolazione, nel senso che se anche si è iniziato per la strada sbagliata, non significa che si debba necessariamente essere dannati. Ciò che conta è il cammino, il percorso che si fa, un percorso che deve essere orientato alla giustizia, che deve essere orientato al bene, un percorso che deve essere orientato a ricercare Dio e a conoscere Dio e a imparare a camminare per le vie di Dio. Tuttavia, un percorso che è in divenire, un percorso che non si potrà mai dire concluso se non alla fine, un percorso del quale non si potrà prevedere l'esito se non quando la nostra vita sarà conclusa. Quindi, bando ai pregiudizi, bando alle facili conclusioni, bando anche al sentirsi tranquilli perché magari si è fatto qualcosa di buono nella propria vita. Questo non basta se poi per il resto della nostra esistenza il nostro cuore è stato lontano dal Signore. E quindi una parola che invita, esorta la responsabilità a comprendere come la nostra vita sia importante e come sia importante compiere scelte buone, ma portarle avanti anche con costanza fino alla fine dei propri giorni, perché ciascuno risponderà delle proprie azioni, delle proprie scelte, e non si potrà scaricare la propria responsabilità su nessuno, né nei confronti dei padri da parte dei figli, né nei confronti dei figli da parte dei padri. Accento sulla responsabilità personale, le vie di Dio esigono un cambio di mentalità, il Signore è giusto e misericordioso. La seconda lettura di oggi è tratta dalla lettera ai Filippesi di San Paolo Apostolo e ha al suo cuore, al suo centro, un lungo inno cristologico, ovvero un inno, un canto, una lode, se preferiamo usare un termine che forse ci è più congeniale, più semplice, una lode nei confronti del Signore Gesù Cristo. Allora, innanzitutto possiamo dire questo, che l'Apostolo rivolge ai suoi destinatari una lettera che esprime in tanti suoi passaggi il sentimento di vicinanza, di gioia, di partecipazione, di legame che l'Apostolo ha nei confronti dei filippesi, della comunità di Filippi. Ebbene, il brano di oggi è particolarmente importante, non soltanto perché ci ripropone attraverso alcune di queste espressioni la vicinanza, il legame, ma soprattutto per il grande inno che occupa gran parte della seconda lettura di oggi, appunto. Un inno che probabilmente è molto più antico della lettera stessa, nel senso che probabilmente anche l'Apostolo Paolo lo riceve e poi lo riadatta, e quindi in qualche modo fa parte della tradizione cristiana già prima che l'Apostolo componga la lettera ai Filippesi. È probabilmente una testimonianza di uno degli inni utilizzati nella liturgia delle prime comunità cristiane, quindi anche un aspetto prezioso, bello di come la comunità pregasse, come la comunità si rivolgesse al Signore Gesù e soprattutto un inno che ci parla del mistero di Cristo, un mistero che ha al suo cuore l'incarnazione del Verbo di Dio, Dio che si fa uomo, il suo soffrire, il suo patire, il suo morire in croce per la salvezza di tutti gli uomini, il suo risorgere e ascendere al cielo
per essere glorificato, per essere nella gloria, nella gioia, nello splendore, per essere segno concreto della salvezza portata agli uomini, dalla quale tutti gli uomini sono chiamati a tendere. Un aspetto di questo inno è particolarmente suggestivo, il fatto che l'Apostolo ci tenga a sottolineare come il Cristo abbia svuotato se stesso, ovvero con questo dire che ha svuotato se stesso, ci sta dicendo che Gesù non ha trattenuto niente per sé, ma ha dato con generosità e con abbondanza, in modo totale, tutto se stesso, e ha donato tutto se stesso agli uomini, nel senso che di ciò che è Gesù Cristo, di ciò che conosce Gesù Cristo, non ha trattenuto niente per sé, ma ha consegnato se stesso, ciò che è, e Lui è Dio, è il Signore, è il Creatore di tutto ciò che esiste, e tuttavia non ha voluto restare in una condizione distante, irraggiungibile, governatore di tutto il mondo, ma si è fatto vicino all'uomo. Non si è preso cura dell'uomo da lontano, si è preso cura dell'uomo da vicino, si è preso cura dell'uomo spogliandosi di tutta la sua gloria e mostrandosi in tutto simile a noi, eccetto il peccato. Gesù Cristo è vero uomo e vero Dio e vero uomo. E quindi tutto ciò che Gesù ha vissuto come uomo, anche la sofferenza, la passione, la morte, l'ha vissuto come lo vivrebbe uno qualsiasi di noi. Ha mostrato in questo modo la grandezza, la portata del suo amore. Lui che ha tutto si è fatto povero. Lui che è possessore di ogni cosa ha donato, si è spogliato di questa grandezza, di questa gloria, di questo splendore, di questa potenza per salvarci attraverso la debolezza. È una cosa straordinaria, è una cosa eccezionale. È questo che coinvolge, attira, attrae l'Apostolo ed è il cuore di questo inno, il fatto che il Figlio di Dio, l'unigenito, abbia voluto salvare l'uomo attraverso la debolezza, attraverso la piccolezza, attraverso quelle che sono le condizioni dell'uomo di fragilità. E nonostante questo, nonostante che abbia vissuto questa fragilità fino in fondo, venendo crocifisso, venendo ucciso con uno strumento che è particolarmente spaventoso, nonostante questo, però ha portato bene, ha portato salvezza, ha mostrato di essere più grande della sofferenza, del dolore, persino della morte, ha mostrato di essere l'unico Signore, lo ha mostrato attraverso la sua risurrezione, lo ha mostrato attraverso la sua ascensione al cielo, ha aperto la via del cielo a tutti gli uomini che desiderano seguirlo, che desiderano essere là dove è anche lui. Ci ha mostrato con questo svuotamento di sé che nessun uomo è troppo debole per poter compiere il cammino di redenzione che ci è mostrato dal Cristo. Non ci sono requisiti minimi, perché l'essere cristiani è alla portata di tutti gli uomini, anche dei più deboli, dei più fragili, persino dei più peccatori. Ciò che è necessario è il desiderio di seguire Gesù, di farsi suoi discepoli, di accogliere il suo Vangelo, il suo messaggio di salvezza. Egli ci ha salvati e ogni lingua nei cieli, sulla terra e sottoterra proclama: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. L'Apostolo richiama a unità e concordia. Bisogna condividere i medesimi sentimenti di Cristo al fine di imitarlo con la vita. Nel Vangelo di questa domenica, di nuovo la liturgia ci propone un piccolo salto. Non stiamo facendo una lettura corsiva vera e propria del Vangelo secondo Matteo, ma soprattutto le ultime domeniche stanno
facendo soffermare la nostra attenzione su alcune parabole che Gesù racconta e gli insegnamenti che si possono trarre da queste parabole. Quando rivolte ai suoi discepoli, come quelle ascoltate nelle ultime domeniche, dove abbiamo diffusamente parlato della necessità della correzione fraterna e anche della capacità di perdonarsi gli uni gli altri, e invece questa domenica e anche la prossima ascoltiamo per esempio delle parabole che Gesù rivolge a scribi e farisei. Ebbene, veniamo al testo di oggi, un testo che quindi ascoltiamo soltanto ponendo attenzione alla parabola, al suo significato, senza guardare al suo contesto e agli avvenimenti che hanno riguardato la vita di Gesù fino a questo momento. Vale la pena però ricordare che Gesù è in cammino verso Gerusalemme, questa parabola è posta nel racconto del Vangelo di Matteo quando Gesù è già giunto a Gerusalemme, quando ha compiuto anche alcuni segni a Gerusalemme nel Tempio, quindi siamo ormai verso la fine di quello che è il ministero pubblico di Gesù, siamo orientati verso il compimento della sua vita terrena, siamo in un tempo nel quale sempre di più Gesù attira l'attenzione dei sommi sacerdoti, dei capi del popolo di Israele su di lui e a motivo di questo a poi portare queste persone, questi gruppi, a voler eliminare Gesù fisicamente, portandolo poi alla condanna e alla morte in croce. La parabola di oggi parla della relazione nei confronti di Dio giocata, sulla comprensione. Nel senso, che sì, parliamo di giustizia, ci viene raccontata una parabola che, letta insieme alla prima lettura, ci parla di capacità di riconoscere i propri errori, capacità di riconoscere ciò che è giusto, capacità di fare il bene. Tuttavia, se andiamo a leggere il racconto di questa parabola, dovremmo per prima cosa mettere in luce il fatto che centro è la relazione che vi è nei personaggi della parabola tra il padre e i propri figli, ma uscendo dalla parabola dell'uomo nei confronti di Dio. Allora, la relazione è fondamentale, la relazione è importante, l'essere in relazione dice anche le possibilità che l'uomo ha di conoscere Dio da parte dell'uomo, la capacità di capire, comprendere effettivamente dove il Signore ci voglia condurre, dove ci voglia portare, che non è semplicemente il cercare di capire qual è la sua volontà e applicarla alla vita, ma piuttosto anche quando già si conosce il Signore, già quando si conosce il Vangelo, è cercare di comprendere di volta in volta come questa nostra conoscenza delle cose di Dio, della spiritualità, della vita cristiana, come si debbano nell'oggi della nostra vita, nel quotidiano, applicare, tradurre, in quali comportamenti vanno concretamente incarnate le nostre conoscenze. La parabola di oggi non solo vuole aiutarci a comprendere cosa è giusto rispetto a cosa è sbagliato, di come l'uomo spesso sia incostante, spesso sia chiamato a compiere più volte un cammino di conversione, dove certamente viene mostrato come l'uomo che fa il bene è più importante di quello che a parole promette di farlo, tuttavia dice anche qualcosa di più. Dice di come l'uomo effettivamente debba interrogarsi costantemente con la parola del Signore, con il Signore stesso. Non vi è una comprensione totale e definitiva della volontà di Dio che una volta acquisita basta per sempre.
un aspetto che viene messo in luce è la dinamicità del rapporto tra l'uomo e Dio. Se l'uomo non vive il suo rapporto con Dio in modo dinamico, dove continuamente si lascia sollecitare, si lascia mettere in discussione, si lascia interrogare dal suo rapporto con Dio, dalla sua fede, dall'ascolto della parola, se l'uomo non vive in quest'ottica il suo rapporto con Dio, allora nella sua vita sarà sterile. Magari a parole potrà dire di credere, a parole potrà dire di compiere la volontà del Padre, a parole potrà dire di essere un uomo di fede, ma nel concreto della sua vita smentirà tutto questo. Mentre è proprio dell'atteggiamento del fedele il fatto di essere disponibile magari a riconsiderare anche le proprie scelte, anche le proprie dichiarazioni, perché appunto non ci si pone nei confronti di Dio attraverso delle scelte che non vengono mai più rimesse in discussione in modo categorico. Non si usano nei confronti di Dio delle categorie che rimangono immutabili per sempre, ma essendo disponibili al dialogo, al confronto, sentendo come una relazione viva il proprio rapporto con Dio, si lascia aperta una porta, si cresce nella disponibilità a lasciarsi mettere in discussione, a rivedere, a riconsiderare, a comprendere come le vie di Dio siano più grandi delle nostre, la sua logica è diversa dalla nostra, la sua misericordia è tale che siamo chiamati a inseguirlo sempre di più e sempre meglio con la nostra vita, dove siamo chiamati a una continua crescita, a un continuo approfondimento, a una continua scoperta di cosa significa essere cristiani, essere in relazione con Lui, e a comprendere come non dobbiamo mai accontentarci di ciò che abbiamo, ma c'è sempre qualcosa di più e di meglio da scoprire andando avanti, c'è sempre qualcosa di meglio da approfondire e che può dare nuova freschezza alla nostra vita, come appunto nella parabola che ci viene raccontata, dove vi è il figlio giusto, vi è il figlio ingiusto. Giusto è colui che ascolta la parola del Padre, si lascia interrogare da questa parola fino a portarlo a fare la cosa giusta al momento giusto, non curante di tutto il resto. Mentre ingiustizia è a parole voler seguire il Signore, ma poi chiudere il proprio cuore, la propria volontà all'ascolto della sua parola, in una parola, chiudere la propria vita alla possibilità della relazione con Lui. Anche per oggi abbiamo terminato il nostro percorso. Non mi resta che augurare a tutti voi una buona domenica e arrivederci alla prossima settimana.